Siamo pronti per collegarci con l'Isola d'Elba e con Federico e Six per parlare di questa bellissima isola, una delle tante isole del nostro arcipelago, ma loro con la nostra edicola ci informano. Buongiorno ragazzi. Buongiorno a voi. Buongiorno Pellegrino, buongiorno. Buon inizio di settimana, buon lunedì. L'edicola cosa ci racconta? Ma ascolta, un fine settimana personalmente molto, con parole tue. Stressante, però sì, è andato tutto bene, piccole cose però che abbiamo risolto insomma in maniera veloce. E invece è stato, guarda, bella la castagnata a Poggio. Sì. Appoggio, dove ci sono veramente dei castagneti bellissimi, no? Bellissimi, il posto poi è un incanto per davvero, perché Poggio è uno dei borghi, insomma, montani, collinari più belli. Buona parte dell'Elba da Poggio. Sì, sì, da Poggio mentre si sputa arriva a Marciana Marina. Hai studiato, Pellegrino, bravo Pellegrino. Sono stato, ma io conosco molto bene l'Isola d'Elba. Ne fa Porta Azzurra. Facciamo un applauso a Pellegrino che è in diretta qui. C'è il pubblico. Sì, oggi ci abbiamo il pubblico. Siamo alla creperia, sai dove vieni poco prima di crepaccio, cioè vieni, creperia in quel senso lì, che ti danno delle cosine e poi dopo, quando arrivi, vai, no, scherzo. No, ci ricolliamo a notizia dell'Elba, dice che il cimitero di Rio Marina funziona bene. Sì, è vero. E siamo molto preoccupati, quindi abbiamo detto, quando uno si sente male, che insomma, che si rende conto che sta per tirare cuoia, di fare uno sforzo, se a San Felo, e di arrivare fino a Rio Marina, perché lì funziona bene. Capiamo che insomma, vogliamo arrivarci il più tardi possibile, però quando però se arriviamo... proprio ci arrivate, venite a Rio Marina, perché il cimitero di Rio Marina funziona bene. Bene, fa piacere insomma quando c'è la gente in macchina che sta toccando le palle. Funziona lì. A bestia. Immagino gli scongiuri là di che in macchina. Sì, tenete il volante, non scherzo. Non lui ha studiato, ha detto scongiuri. Senti la parte scongiuri. Buona della famiglia Regini, quella che ha studiato. La parte colta. Lo sappiamo, Federico, lo vediamo in rete. Adesso anche in radio. Insomma, avrà ancora maggiore popolarità in tutta la Toscana, Federico, ma anche tu, Stix. Grazie. Questa notizia buona che arriva? No, bellissima. Allora, poi abbiamo fatto noi come progetto Giovani Isola d'Elba, che è la squadra giovanile di Porta Azzurro che raccoglie i bimbi insomma che vanno dal 2001, 2002 fino al 2010. Abbiamo fatto una bellissima giornata di calcio con genitori e bambini al campo sportivo, qui al campo sportivo Daniele Cecchini di Porta Azzurro, con didattica e soprattutto grande ribotta da parte dei genitori che hanno cucinato, hanno insomma... Ho giocato a calcio, Pellegrino, c'è una foto su Facebook, vai a vedere, stiamo morendo. Guarda, in un'azione a travolta, uno che praticamente gli ha lussato una spalla, nella seconda azione ha rinviato, ha preso una pallonata a uno nel muso, è ribattuto, ha preso nel muso anche a lui, sono sdraiati tutti e due entrati, infatti capito proprio la dinamica calcistica, capito, di questa... Ma lo sai, Federico, perché? Perché Six non è del 90, credo. No. Ma lui del 110 kg. No, vabbè, qui si parla di età, ma anche di stazza. Soprattutto. Sta molto bene. Insomma, un bel momento di ritrovo per bambini, ma anche genitori, di convivialità, diciamo così. Sì, certo, bene, anche Pellegrino ha studiato, convivialità. Ragazzi, quando c'è le scuole alte non c'è Barbaromo. Scuole alte, sì. Senti, ma anche quest'oggi siete in pasticceria? No, siamo sposati. Scusate, perché la pasticceria oggi è chiusa. Ah, oggi è chiusa, come mai? No, il lunedì? No, c'aveva da fare lei proprio, qui funziona così. Qui funziona così, si mette in cartello. Oggi c'ho da fare. Oggi chiuso, finito. Oggi c'ho da fare. Con l'accento sulla affa. E quindi la gente dice, vabbè, c'ho da fare. Dove andiamo? Andiamo alla creperia oggi. Quindi oggi siamo alla creperia. Bene, salutiamo anche gli amici. Però andate sempre in attività dove il dolce regna. Stavolta c'è un prosecco, prosecco e noccioline. E poi ci hanno portato due olive che ti giuro sembrano meloni, quindi sono speciali comunque. Belle, prosperose le olive. Altre notizie? Guarda, bella, quella successe? Che tiene banco è questa qui. Allora c'è, devi sapere che a Marciana Alta, praticamente, sì, hanno trovato un manufatto un po' di anni fa, un manufatto antico, e è venuto fuori che è la zecca degli Appiani, i famosi principi di Piombino, no? Quelli che diciamo dominavano Piombino e parte dell'Elba in come quel periodo. E hanno trovato, si sapeva che battevano anche moneta su a Marciana Marina, e loro hanno trovato questo manufatto ed era la zecca, ci hanno fatto anche un museo. La zecca? Il museo della zecca degli Appiani, solamente che a Marciana Marina il sindaco Andrea Ciumè ha detto, secondo me non è una zecca. Scusate,
ascoltate voi che parliamo di cose serie. Secondo me invece è un ipogeo etrusco, cioè è una tomba etrusca. E ha formato un'associazione con vari archeologi, insomma, di tutto, tra i migliori. È nato questo screzio tra Marcianalta con la sindachessa, con la sindaca Anna Bulgaresi, e invece Marciana Maria Andrea Ciumè, che c'è questo scozzo, ma ormai è arrivato a livello istituzionale, sta coinvolgendo università, ministeri, perché uno dice che è una tomba etrusca e uno dice che è una zecca. Insomma, mi ricordano un po' le teste di Modigliani, sì, non so per quale motivo. Sapete, questo è un buco, non finisce più, nel senso, cioè, comunque sia, secondo me sarebbe una bella cantina dove fare una bella degustazione. Sì. Perché comunque... diciamo la potenzialità, ecco, del ritrovato c'è, insomma, troviamo un accordo io direi che è una zecca etrusca. Bene. Potrebbe essere una soluzione di questa vita. Per Marcianalta. E invece su Portazzurro stiamo cercando di salvare i dipinti della chiesa di San Giacomo. Sai che noi abbiamo sulla fortezza di Longone, no? Sì. Il portone dove c'è il carcere. E dentro c'è una chiesa, sempre di origine spagnola, del 1600, un po' dopo, 1600, fine 1700. Come ci hanno messo un 1700. Po', sai, inizio 1700, l'hanno finita intorno al 700, al 1700. E ci sono dei bellissimi dipinti affreschi dei dipinti che, insomma, il tempo un po' ha logorato, stanno sarebbe da riportarli c'è un progetto, li stanno riportando al lustro, perché comunque è una parte, praticamente la vecchia cittadella è una parte davvero incantevole, che purtroppo essendo all'interno di un carcere è difficile visitarla, difficile, ma è bella. E poi le solite polemiche sullo sport, il campo sportivo di Portofiorale è fatiscente, quindi si rimpallano un po' le responsabilità tra varie è colpa mia, non la buca, no, ce l'ho fatta io, no, la rete è fatta te, insomma. E comunque rimane un campo sportivo che va sistemato, come assolutamente sistemato. Diciamo che questo nostro collegamento sta passando una signorina bellissima con la macchina che ascolta Radio Stop e ci ha guardato. Ah sì, ha messo anche il volume alto. La salutiamo, però come dicevo, l'edicola Elbana amplifica ancora di più su Radio Stop quelli che sono poi i problemi di un'isola, ma delle cittadine che si trovano all'isola d'Elba, ed è giusto che in qualche modo siano divulgate queste notizie per poi, insomma, essere sempre positivi nelle cose, no? Certo, noi ridendo e scherzando comunque a volte abbiamo dato degli input no? Anche seri. Bravissimo. Diciamo che l'edicola Elbana nasce proprio nel commentare al bar un po' quello che succede sull'isola, e anche le istituzioni in qualche modo poi si devono dare da fare, no? Qualcuno ci ascolta, qualcuno ci... Sì, poi sai, al bar è un commento di pancia, no? Diciamo, sì, sempre istintiva, istintiva. Uno prende l'articolo e lo commenta a prescindere dal contenuto, no? Nel senso, a volte nemmeno leggi l'articolo, titolo, ti incazzi subito, capito? E già hai dato la sentenza. È nata la sentenza, la polemica, insomma, è un po'... E capiamo anche che quello che può venire spontaneo leggendo anche soltanto un titolo, poi capiamo benissimo che la burocrazia è sempre molto complessa, e certe situazioni poi vanno affrontate anche con tempi purtroppo un pochino più lunghi, però ecco, l'importante è metterci sempre in situazione che le cose si possono fare se ci mettiamo anche d'accordo, perché spesso, no, come è successo per Marciana Marina, il fatto del ritrovamento, insomma, discussioni tra una parte e l'altra poi allungano i tempi, sì, insomma, poi alla fine si parla di Isola d'Elba, una delle isole più belle, la giusto terza che poi isola italiana, ricordiamo, per qualcuno a volte se lo scorda. Come ci disse qualcuno d'estate, ma d'inverno ci avete anche le scuole, ci vivete, certo. Salutiamo anche le altre isole dell'arcipelago, dall'isola del Giglio all'isola di Capraia alla Gorgona, veramente Giannutri, insomma, tutte le isole dell'arcipelago che ci ascoltano. Voi sicuramente siete una voce importante, e spero che questa voce vostra sia di esempio anche per le altre isole, perché è importante. Salutiamo anche il guardiano
parliamo di Monte Cristo del Solo. Sì. Anche Monte Cristo, o Pianosa anche. Pianosa. Grazie ancora a Stix e Federico, in bocca al lupo, proseguito ovviamente con questo bellissimo appuntamento quotidiano. Stix, ricordalo tu ai nostri ascoltatori in tutta la Toscana, anche fuori, che ci seguono tramite le nostre app, come seguirvi. Semplicissimo, andate su Facebook e cercate Edicola Albana Show, c'è un gruppo, vi iscrivete, quindi vi verranno le notifiche di tutte le colazioni nostre, di tutte le notizie, anche di tutte le edicole che voi pubblicate. E poi su YouTube c'è il canale Zio Stix, che anche lì è pieno zeppo di notizie che arrivano di tutto un pop. Grazie ancora Federico Astix dell'Isola d'Elba, l'appuntamento con l'Edicola Elbana ritorna lunedì mattina alle 12.15. Grazie a voi. Stop. Grazie, ciao. Casa Radio Stop. Bene. Voleva parlare con noi, povero. Forse Federico parlava con noi, basta per. Cigarelli, avete pareggiato 2-2. Puoi parlare, eh? Sì. Hai fatto l'imbecille finora, allora stai zitto. Non abbiamo vinto 2-1. Come avete vinto? Contro la Fiorentina. Lascia perdere la Roma, conto. 2-2, l'USPA 2-2. L'USPA 2-2. Comandala sta partita. Comandala sta partita. Si poteva vincere, ma pareggiare. Bene. Ma è capace di tirare lo stop, c'è meno male che... Dimmi che sei al lavoro. Dalle dico le palle è tutto. Arrivederci.